Ciao a tutti, sono Tenno, oggi gioco con Damacy Moira Frese, che è un po' che non lo porto più, che ho altri impegni, cose varie. E è uscito fuori già la seconda parte del ban della collaborazione con l'anime, se non mi ricordo più che cazzo che ho visto. Il sminchione qua del Striker The Blood Fort. Ok, che è uscito fuori la seconda parte. Che c'è anche questi qua. Banner ogni giorno ti fa quello gratis in pratica. Che vediamo, c'è quello vecchio. Vediamo, diciamo, io ho già pullato in gioco questi giorni perché non riuscivo a portare. Diciamo, non avevo impegno così. Non riuscivo a registrare. Quindi ci ho già fatto un po' di pull io. E quale cosa penso su quale? Perché tanto guardiamo la prima parte, che sono questi. Quello, dai. Tac, abbiamo The Beast of the Cursed Blade. Ok, qua del Gacha War e del Crusade. Ok, che abbiamo la prima che vi dico già subito, per me è quella leggermente migliore, ma il problema è la follia di Riha Vien. È molto, vi dico già subito, è molto forte. Peccato, il problema cos'è? Come da sola non è, oddio, la migliore, perché abbiamo subito Wulandr System, che nemici ultralight, P-Attack, Team Forza Boost, P Reset e Light Reset meno 50% per 3 turni. Halard come mossa prima, nemici Fast Mid, Light P Attack più 25% di attacco, diciamo di danno per ogni target, forza magia e agilità buff, e rimuove forza magia, agilità buff anche per assistenti. Ci sta. Holy Barrage. Nemici Super Light, P Attack e P Resistance meno 35% e se stessa più 75%. Royal at Hurt, scusate. Nemici Light Resistance, forza e magia meno 40% per 4 turni, se stessa più 3 Action Light Attack. Che mi piace un po' per questo, perché ha. Si pompa 25% per ogni che si pompa il target, forza magia, minchione e anche rimuove. Non male. Dopo toglie. Diminuisce il 35% di P-Rest, che ci sta, e si pompa anche se stessa del 75%. La seconda ci sta anche quella che diminuisce l'attacco e light resistant. E come passiva, beh, che è resistenza 15% più ogni PlayStation, P rest e MRS più 10%, agilità, forza, agilità, destrezza 30% e 50 abiliti minchioni. Ok, peccato. Il mio consiglio è: si è forte, ma dovete avere un team basato elemento luce. Anche qua il punto, perché se avete un team basato un po' di luce, faccio esempio mio, che ho, il mio team elemento luce è quello che è più, diciamo, più forte, vedete, dov'è? L'ho messo. No, ho messo in PvP, l'ho messo io. Ecco, al punto non ce l'ho qua il team adesso. Lo faccio vedere velocemente. Qualche uso, questo qua facciamo velocemente, che Alfia è molto utile, che ci pompa diciamo, l'attacco a tutta la squadra elemento luce. Mettiamo lei, mettiamo con una, diciamo, esempio di PvP, Verme, che è sempre utile, perché vabbè, Haruhime e lei, in pratica no, dove è minchiona? Livello 76, livello 76, livello 76, tac. Che ce l'ho, vedete, a livello 72. Lei, che è molto. Questo qua, in pratica, questo qua squadra è perfetto, perché abbiamo Alfia che ci pompa il, diciamo, il team, diciamo, gli attacchi di elemento luce. Adesso non mi ricordo più di quanto. Aliati, light 35%. Quel punto è, diciamo, è forte se
avete un team un po' basato sull'elemento luce a quel punto. Se avete Alfia, se avete anche, adesso non ricordo più lui, Zard, allora dico, ok, sì, allora conviene perché avete un personaggio che vi aiuta a fare quel 35% di danno in più che è strautile a quel punto. Diciamo, da sola si è forte, ma meglio di no, a quel punto. Se avete diciamo, se non avete tantissimi personaggi elemento luce, una che, diciamo, serve per forza un po' Alfia, perché è l'unica un po' più quella decente, che è un po', beh, non è proprio l'unica, ma, diciamo, leggermente un po' più decente, che ci pompa l'elemento luce di attacco, a quel punto. E lei, come ho detto prima, se avete, come me, un team elemento forte, elemento luce, allora conviene, come ho fatto io, prendere lei. O se no, meglio di no, perché non è un personaggio, è forte, ma non, oddio, quelli mostruosi che abbiamo visto a quel punto. Guardiamo l'altro che facciamo qua, guardiamo. Che abbiamo Nazza, che è elemento vento, che fa Phantom Arrow Strafe, che fa Ultralight P Attack Great Force Boost, e aliati Forza Magia e Light Attack più 75% per 5 tutti, ma la mossa suprema ci frega un po'. Un cazzo. Shooting Light, Nemici Low Light, ok, P Attack Damage, Ricevet Attack Type Single Target più 25%, e se stessa Forza e Light Attack 50% di damage in più. Star Fracture, che nemici Fast Healite più attacco tempo forza boost e forza magia meno 40% per 3 turni. Heaven Shot, nemici Super Light più attacco tempo forza boost e Vanguard Rate, e aliati più status buff più 2 turni. Resistenza per Dark, ok, Counter Damage 5%, Critical Damage 15%, Forza Agilità Destrezza 30% e abiliti 50 e quella minchioni. Dopo abbiamo l'assistente, che abbiamo Yukina, che anche di là stesso, che ha aliati più agilità 5%, nemici critical rate per penetration rate meno 10%. Peccato qua al punto, tra loro due la migliore è sempre cazzo, non mi ricordo più, Rehaven, diciamo che è leggermente di più, si pompa più ogni 25% di danno, si pompa se stessa del 75% e diminuisce anche la forza e forza magia di danno. A quel punto è molto più decente lei, diciamo, l'unica, mi pare che è l'unica decente lei. Peccato. E a quel punto, se avete un bel team, elemento luce che diciamo, ti pompa ulteriori 75% ancora, abbiamo se stessa 75 più 35 fa un 110% più 25, 35%, no, 25% per ogni volta che si pompa la target, minchione, forza, magia, che cazzo è. Allora conviene che arrivi un bel boost più alto. Perché si vede anche come danni che io ho provato su in PvP quando c'era quell'evento, e si vede che prima faceva 1000 qualcosa così, 1000 barra 2, quasi 3, ma un po' difficilmente 3, con 35% più a base, tipo di base, arrivare a 2000 barra 3 di base, a 4000 può arrivare a 5, appunto, può arrivare a quel punto, ma di base senza di quel 35% arriva sui 1000 barra 2 qualcosa, quel punto massimo. Dopo è quello, se hai quel 35% di più può arrivare anche sui 2000 barra 3000 di danno quasi di base, quel punto, diciamo, con 75% che te vai così, diciamo, è quello, è tanta roba per quello. Abbiamo Sayaka, che è elemento vento, che non è così granché per quello. Lustrous, Lutrous Scale, che nemici Ultra White P Attack Great Force Boost, rimuove forza e magia buff e aliati, rimuove forza e magia debuff, si senti, skill. Blessed Chant, aliati, fast, destrezza, agilità e N più 35%, per quanto turno, che se stessa più 2 action attack, peccato che la fa 3, quindi molto meglio ancora, così. E a quel punto, se avete
Ecco, questo qua, se avete un team elemento vento più pompato, ci conviene più lei, perché io il mio team elemento vento non c'ho qua, c'ho personaggi ma c'ho bassi livelli, a quel punto ora mi conviene quasi anche per lei, perché a quel punto non ho tantissimi personaggi a alto livello, quindi non mi conviene. Perché è molto carina anche lei, che mi ha un white stance, che fa nemici fast hit white, più attack hit. Encounter rate e end 40% in meno e aliati white attack più 50%, così c'è già dei personaggi un po' usciti prima che già pompano anche aliati del vento di attacco di sia attacco vento più lei se avete ora vedete che team avete perché è quello. Se avete un team elemento vento più forte, ora vi dico a conviene Sayaka perché 5% in più. Peccato, vi dico, è sempre un po' sni perché non ha quel per ogni 25%, diciamo, non ha quel 20, non è come Rehiver, cazzo si chiama, che ha il primo attacco, si pompa per ogni 25% per ogni volta che fa target, così fa ancora, ogni turno che passa fa ancora più danno, non è, Sayaka fa quell'attacco appena, a quel punto, fa quella percentuale di danno appena basta. Quindi sì, ci sta, ma a quel punto è meglio sempre Reviver, cazzo si chiama, che lei, peccato a quel punto. Cioè, diciamo si punta per quella, per lei. Peccato quello. Se non avete un team elemento luce forte, non vi conviene anche pullarci su questo banner. Perché, come detto, sì, Sayaka è carina, ma non, ecco, fortissima. Vabbè, come passiva, Heart Rate, che è 15% per ogni PlayStation, Forza Agilità, Destrezza 30%, Alimento Resistance più 20%, che abbiamo Ice come assistente. Aliati Forza e End 10% e Seal Reset e Taunt Reset 5%, può arrivare un 15 Forza, 20% a 3, a 2 più a 20% End. Dopo diventa Seal Reset primo volta 50, può arrivare a 75 a 100%, e l'altra che è Lifeia come assistente, abbiamo nemici 15% di Seal e Forza e Destrezza meno 10%, e ci sta carina ma può arrivare a 30% di seal, forza destrezza 15, 45% seal e forza destrezza meno 20%. Peccato che il 45% è un po' pochino a quel punto. Forse su, so, 5 battaglie, su una battaglia ti fa sealare a quel punto. È quel punto. Carina forse Ice. Peccato, anche questi qua sono un po' dei assistenti che, ecco, non è, diciamo, uno che vuole puntare su questo banner punta solo per Rehaven, che è un personaggio in più dell'elemento luce che può fare un danno bello alto a quel punto, diciamo, compatta per bene un team elemento luce che potrebbe, come avete visto, un personaggio in più molto utile. Se avete un team elemento luce bello forte, come diciamo esempio come mio, su tra i livello 72 a livelli, non so, 76, 80, che se avete, ora dico, oh beh, ok, ci sta. Abbiamo coperto prima, se abbiamo Verma come una healer, anche se avevi uso un cura Haruhime, perché per adesso non è più uscito una curatrice, una healer. È su tutti attaccanti, così, balance attaccanti, ma la healer. Non c'è pura healer, così non c'è più, porca troia, non sta. Sto aspettando una quella che mi serve per cambiare, per togliere Haruhime a quel punto. È quello. Se avete, diciamo, se avete un team, quanto prima ripeto ancora, un team elemento luce forte, ora, come ho fatto io, ci ho pullato su trovare Rehaven, a quel punto ora ci sta. Come prima, le vedo come danni e come team ci sta tanto. Se non avete un team elemento luce, ma avete un team elemento più forte, elemento vento, anche con Sayaka, per me potete anche non pullarci, perché sì, ti dà quel 50% in più di danni in più agli alleati, ma a quel punto si può anche skippare a quel punto. Non è un personaggio per me, vedete che sì, ci sta, ma non ha un attacco di base a quel punto. Sì, se avete gli altri che ci pumpa gli alleati, ok, ma ha un attacco di base, diciamo standard a quel punto. Quindi se per me conviene pena per
Rehiver, se no da quel punto, se avete, non ce l'avete, skippate proprio perché tanto tenete le gemme in più per il prossimo ban a quel punto. Abbiamo qua che abbiamo questi due banner che abbiamo, che è di là con Crozo e l'altro, diciamo, il personaggio principale dell'anime. Ok, che abbiamo, che anche questi qua non fanno impazzire, vi dico subito, anche qua non ci ho neanche pullato perché abbiamo Kojo Akatsuki, madonna mia, che fa Regulus Aurum, che nemici Ultra Thunder, M-Attack, tempo Great Magia Boost, meno MR 60% 1, un po' ecco. Leon Flash, aliati Fast Thunder, Attack, Damage, Counter, Rate, Guarda Rate, più 50% ci sta. E se stesso 3 action attack e thunder attack. Perché il problema è, non ho un, diciamo, non è un attaccante che ha un attacco di base a quel punto. Non ha, appena quel 50% che, ecco, che abbiamo Thunder, Bolt, Fang, nemici Fast Me, Thunder, M Attack, tempo Magia Boost e aliati 75% di nulla, P Attack. Può annullare, abbiamo 75% di annullare un attacco, una specie arte, diciamo esempio come Alfia, come il nano con l'elemento terra. Ora diciamo è un personaggio che può essere utile nel team elemento fulmine, che può anche annullare gli attacchi. Peccato, vedete, io faccio confronto una Alfia e che il nano con la che bloccava e dopo ha un attacco che può, cioè, che, diciamo, può pompare o gli altri o si pompa da solo a quel punto. Quanto questo qua è più un sì, si pompa da solo agli altri 50% di attacco Thunder a quel punto, se avete un team elemento Thunder, ma è sempre quello, è, non dico quasi simile perché diciamo lui è leggermente migliore perché ha quel 75% più, diciamo, ha 70% di annullare. Peccato mai adesso anche Alfia 75% l'annulla dopo so quanti attacchi. Una volta è molto utilizzato piano piano quello. Perché abbiamo le 3 action attack. Prima era appena 2. Ora adesso sono diventate 3 action attack. Un full team quasi tutti con E3 con action attack. Così annulli un attacco e basta a quel punto. Così sono quasi un po' più utilissimi come prima. Ma sono utili, ma di meno a quel punto. Così. Anche questo si può anche skippare a quel punto. Anche Thunderous, Explosion, nemici, Heat Thunder, mio attacco è forza, magia e End e destrezza meno 30%. E turni, più due turni, no, dunque, e sta su buff, status buff meno 2 turni a quel punto. Resistenza sempre solita, Counter Damage più 5% è carino, ma è quello. Magia, agilità, destrezza 30%, 10% di MP Regen, non male, comunque per me è 10 MP, quindi ma 10%, quindi ci sta perché la sua seconda mossa si consuma 210, è tanta roba. Peccato a quel punto, come ho detto prima, è un personaggio che si può skippare a quel punto. Questo qua, quello appunto, Kojo, Akatsuki, si può anche skippare. Crozo, Sneak, quello, Flash of Discipline, Displane, che nemici Ultra Thunder, M attack, 30 magia, 30% scusate, per ogni se stesso si pompa, diciamo magia, Thunder Attack, Damage, Buff Skill e Ultra Critical Rate, ci sta, non è brutto, ma a quel punto Heavling Roar che fa nemici slow. Lo Thunder, M attacco e aliati più magia e End più 50%. Ci sto che un Thunder a quel punto, oddio, ci potrebbe ci stare. Perché abbiamo dopo Sky Reverberation che fa Fast Heat Thunder, M attack 60% più ogni stesso magia. Reduction Skill e aliati status debuff meno 2. Quindi ci può stare che poi abbiamo un 50% di magia, più 60% più ogni volta, quindi ci può stare, ma diciamo il Team Thunder è un po', diciamo, un po' vecchiotto a quel punto, non ci sono tanti personaggi come elemento luce, come potete vedere, a quel punto sono personaggi un po' vecchi, così un Team elemento fulmine
un po' vecchiotto, e a quel punto già metti lui, Akatsuki e Crozz, peccato è due personaggi buoni su quattro, a quel punto un po', ecco, Thundery, Spirit, nemici, Super Thunder, M-Attack, Tempo, Magia Boost, M-Resent, Thunder Resent, meno 30%. E come passiva, beh, resistenza, minchione, 15% per ogni critical e penetration, P-Rese e M-Rese più 15%, magia agitata e stress più 30%. E beh, dopo abbiamo Yukina, che elemento lei, anche lei elemento vento, che è Schnavazer, cosa del genere, se non mi ricordo più, che fa nemici ultra white, P-Attack. Da più attacco damage più 80% per ogni se stesso buff skill e forza white e mi attacca più 90% di lei, già molto buona. Lei è più, diciamo, è il fortissimo, diciamo sì, forse dopo è forte perché già si pompa se stessa 80% più ogni, dopo e si pompa ancora il 90%, così abbiamo un bel 190 170%, ma può essere anche aumentato a quel punto che lanciamo su prima, fa ancora più danni. Schneestrum, adesso mi ricordo più perché lei è, non mi ricordo più come nell'anime pronuncia della mossa, se mi ricordo più. Nemici, low white, P attack damage, received attack type, whole target più 35%, e se stessa più 3 action attack, e abbiamo anche in più un status debuff più un turno a nemici, ok? Stormy Maiden che fa nemici fast mid white P attack e meno P resa meno 35% e se stessa più 75%, quindi tanta roba. Già se lancia la mossa suprema dovete per forza lanciare lei la mossa suprema perché si pompa per ogni volta, così deve per forza lanciare lei la mossa suprema in pratica. E Hurricane Echo che fa nemici super white e P attack 80% più ogni ancora codige target P res reduction e skill critical rate che abbiamo con la counter regola che fa white element forza e magia meno 45% con la counter, la madonna carina che lei non ho letto, ho letto prima i primi due a quel punto. Forza agilità destrezza, oddio molto buona. Ma aspetta, ma Yukina questa qua viene data gratuita o no? Scusa, fa vedere l'evento perché mi pare che gli dà. Viene data gratuita in pratica. A quel punto, cazzo te frega, a quel punto vi danno un personaggio. Vi danno un personaggio proprio bestione. Perché. Aspetta, fa vedere un attimo, scusa. Prendo un party, tac. Perché non so quante copie vi dà già. Di solito vi dà già subito completo quel punto con finita storia. Ok, qua. Ok, time limited. Fanculo. Tac. Per sapere che quante. Fanculo. Vi dà appena una copia? Perché non ci ho mai guardato, scusa. Ah, vi dà appena una copia, bastardi. Che sono troppo forte. Perché è un personaggio free to play, la prima copia. E dopo dobbiamo pullare. Perché ora è un personaggio bestione, a quel punto lei. Perché è tanta roba lei. Perché diciamo è una che si impompa da sola a quel punto. Non ci vuole un personaggio che deve dare una mano così si pompa piano da sola. No, ma a quel punto adesso diciamo si pompa. Si deve pompare ancora. Aspetta, fa l'altra. Che cazzo è? L'altra Yukina. Questo qua questo qua è quello free to play, eh? Eh sì, questo qua è quella free to play a quel punto, ecco perché. Mi sono confuso con l'altra, questo qua, quella free to play, quello. E questa qua, ecco. Ora, tanta roba lei, Yukina. Quello che non ho letto, quello Yukina, è tanta roba lei. Quella è tanta roba. Perché non è male. Perché ci vorrei pullare, perché è tantissima roba.
Perché fa 90 per 80 più 90. Tanta roba a quel punto. Quasi quasi ci pullerei su lei. Su Yukina. Questa qua che è tanta roba. Che elemento vento. Perché io che vorrei. Perché ho combattuto in PvP uno che aveva il livello 68. Il nostro amicone. Fine, questo qua è una Madonna, un mostro. Di base già subito mi ha fatto. Non so se è pompato un attimo, se non ricordo più. 65%. Perché mi ha fatto di base quasi. No, lo dico qua. Mi ha fatto un subito. Abbiamo fatto subito quello là, mi ha fatto 8000 livello 68, questo qua 8000, 9000 subito perché fa un colpo singolo. Mi ha detto Madonna quante cazzo hai fatto, 8000, 9000, mi ha one shotato i due in un turno appena. Ha detto porca troia, questo vorrei diciamo pompare un po' anche lui che è tanto forte. Allora, puntiamo su Yukina, dai, proviamo perché sicuramente forse, ecco perché c'ho la prima copia che mi hanno data su questo qua, la free. Dopo un po' me l'hanno data così. Yukina è una bomba. E qui ci pulliamo. Le ho tenute un po' da parte. Perché spendere ancora su Rehaven. L'ho anche portata a livello 72. A quel punto, grazie anche alla coppia farmabile. A quel punto, grazie anche alla coppia farmabile, sono riuscito a portare a livello 72. E mi pare, forse, non so se ho portato ancora qualcosa, ancora, forse in più ancora a quel punto. Ho usato anche un altro gadget per pompare ancora di livello a quel punto. Così diciamo che li ho sprecati per pompare lei perché è molto utile nel team elemento luce. Lei come Yukina è tanta roba perché ci pompa tantissimo di attacco, è fortissima. No senpai, ti dice the fight. Yukina? Dai, buono. Già, almeno porta livello 64. Cioè, posso anche avere la coppia anche farmabile, quindi tanta roba. Quindi, buono. Tanto spendiamo anche dopo un po' tanto tempo che non porto più Yudammachi per punto. Ok, skippiamola, che un 8 c'avevo la botta di kill. Qua coppia farmabile, se mi dà ancora Yukina. Oh, bello, bello, perfetto. Non è neanche anche lo step quello garantito, di perfetto. Spero non mi dà crozzo, che so bestemmio. Perché a quel punto vuoi portarmi avanti. Ok, una fake, ok, buono. Call get for drop of the U-Blood. Crozzo, ok. Spero che dovrebbe essere un altro, perché sono una fake. Allora. Vediamo se Freya. Ho visto anche la terza stagione di Damanci. Sono riuscito anche a recuperare. Almeno volevo vederla. Madonna, quanto cazzo è figa. L'ultimo episodio volevo farmi un segotto. Perché Madonna mi ha fatto eccitare col combattimento. Col toro nero, Madonna mia. Bella storia anche con i mostri parlanti, cagate varie. È bello. Con Vine. Vine, adesso mi ricordo più la pronuncia giusta, adesso Vine, cosa del genere. Ah no, è la fake di Crozz. Beh, ci potrebbe, sì, beh, ci sta, tanto è un step che non è per forza garantito, allora a quel punto là ci sta. Adesso mi dai Yukina, sono più contento, sì. Porto a livello 68, con la coppia farmabile, porto a livello 72, a quel punto così potrei o tenermi da parte le gemme o pullarci ancora a quel punto, ma quasi quasi, quasi quasi me le tengo, tanto a livello 72 è già molto buono. Vabbè, il livello 76 è già tanta roba. Peccato se hai un time limited, così non puoi dare gli oggetti per aumentare di livello. Così quasi quasi è meglio pullarci ancora. Perché se il personaggio c'è scritto a barretto, avete primi da parte con time limited, cagate varie. Non, anche quando scade il banner, non lo puoi pompare. Anche con le hero fame, cazzo che le fame medal, adesso non mi ricordo più che cazzo è. A quel punto non puoi dargli perché è un personaggio time limited. A quel punto sì, non puoi. Oddio, cos'è l'assistente? Ma vaffanculo, questo qua me l'ha data. Ah,
Ok, doppia, ok. Senpai. Oh no, Crozzo, vaffanculo, va, bastardo di un Crozzo. Vaffanculo, così. Ci pullo ancora a quel punto. Vabbè, non so, riesco a portare ancora il video, che scusate, anche con The Seven Deadly Sins vi dico che non sono riuscito a, diciamo, registrare la seconda parte a quel punto. Perché non sono riuscito neanche a shoppare, perché mi è scaduto il proprio giorno. Volevo farlo così, mi si è aggiornato l'ultimo giorno, è andata tutta puttana a quel punto, di niente così. Aspettiamo quella, che sto aspettando il nuovo banner di The Seven Deadly Sins, ma non esce a quel punto. Speriamo qualcosa più di bello. E va a quel punto. Diciamo, se non avete pullato su diciamo, se non avete pullato su Rehaven, puntate su Yukina, perché è un attaccante fortissimo a quel punto. Mio consiglio, puntate su quella. No, se non avete speso su quella, spendete su lei, perché è un attaccante che non è che ha bisogno, come Rehiver, diciamo, lei ha un leggero bisogno di un personaggio che è come Alfia, che ci pompa un po' l'attacco a quel punto. Lei, Yukina, si pompa proprio, già la mossa suprema. Dopo si pompa l'80% così per ogni, così, diciamo, è un attaccante molto molto forte. È quello, così non ha bisogno di alleati che ci pompano. Allora, sicuramente di un full team elemento luce, di elemento vento, ci sono già dei personaggi che ci pompa del 50%, mi ricordo più quelli vecchi, dell'attacco alleati, di attacco vento, così. È tanta roba a quel punto. Lei conviene perché se per caso lancia la mossa prima, lei avete già un 170% già subito. È quel punto. Un 180% di danno puro. Dopo, se per caso avete, se attacca dopo, prima lanciamo suprema, lei fa anche attacco, quindi fa 80% più 80%, fa 160, arriva un 300 passa di percentuali di danno, quindi ciò conviene lei. Crozzo, no, Crozzo no, perché il Thunder mi sono ricordato adesso, quindi niente. Qua a quel punto ci sta. Fanculo, non volevo Crozzo. Qua a quel punto, fanculo. Ma preferisco l'altra, ma non faccio niente. Qua se fa niente. Tac. Volevo la Yukina, perché tutto quello. Non ce l'abbiamo. Perché si può anche skippare anche lei, anche Yukina. Poi vedete se volete tenere. Se avete proprio poche poche gemme, che anch'io qua con Rehiver mi sono fermato e dopo non ci ho pullato arrivare a 76. Dopo vedete che abbiamo ancora di farming, così posso prendere una ancora di lei. Una medaglia, create varie. Potrei uscire a quel punto. Potrei uscire perché, diciamo, sono dei time limited, come ho detto prima, che non puoi aumentare al di fuori dal banner. Questa qua è tanta vecchia, mi servono i cristalli neri. Questa qua è vecchia, mi servono i cristalli neri. Questa è vecchia, sì, è vecchia, quindi tanto mi servono i cristalli neri, che vorrei pomparmi per bene anche Aisha, vecchia. Questa è vecchia, che può essere un butterino, ma è vecchia. Questo qua l'ho già fullato livello 80, quindi già 60. Quindi con farmi, con i ticket create varie. Oddio, lei molto utile, perché elemento vento, così non fa schifo. Butterla dentro, perché almeno c'ho anche livello 76, così non ricordo più cosa fa, perché non è fa. Oddio. Magia, attacca magia 60%, aliati, critica, counter rate, ok. Oddio, è utile. Potevo anche sprecarla. Quindi, oddio, beh, almeno il livello 76. Questi qua dovrei tenermeli da parte, perché questi qua devo aumentarli.
dopo devo aumentare che questo qua, poi voglio fare limite break che mi interessa tanto, beh, finito. Quindi ci fermiamo, quanto prima. Se non avete un team luce, potete skippare e puntate su Yukina dalla, diciamo, seconda parte del banner, diciamo, seconda parte della collaborazione. Se avete un full team, peccato a quel punto luce, peccato se non avete Alfia, perché diciamo serve Alfia, perché è quel personaggio che gli dà quel 35% più di danno, che è molto utile. A quel punto, se avete un team elemento luce, se non avete Alfia, ora vi consiglio ancora di skippare e puntare su Yukina, perché serve Alfia, perché ci pompa quel 35% e fa la differenza a quel punto. Se avete Alfia, lo dico, beh, ci può stare Riaifen, perché è tanta roba, perché mi fa schifo. Se, come detto prima, non avete il team Elemento Luce, fa schifo. E a quel punto, se avete pochi personaggi, se anche avete Alfia, ma avete un personaggio utile, puntate sempre con Yukina, perché non, diciamo, non serve, lei è un personaggio attaccante che fa da solo a quel punto. Non è come ho detto prima Riaifen, che è. Ha bisogno quel 35% in più, perché si vede anche la differenza a quel punto. Quanto prima fa più o meno un danno tra 1000 qualcosa a arrivare ai 2000, a quel punto con 35% può arrivare tra i 2000 quasi 3000 qualcosa, qua quasi 4 a quel punto. E a quel punto 35% fa differenza, come vedete. È quello. Vi consiglio, quanto prima, non avete nessun elemento luce, sempre Yukina. Se avete pochi personaggi di elemento luce, sempre Yukina. Se avete un come mio che ha tanti personaggi, avete Zard, avete Alfia, avete Elena, così ci sta avere Riaifen, che ci può stare tanto, perché come detto prima, che può aumentare il team elemento luce, che è tanta roba. Io a quel punto preferisco adesso Yukina, che ormai ci punto qua, perché come detto prima è un time limited anche a quel punto, così scale quello, non potete più potenziare a quello. Quindi ci fermiamo. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, una iscritto, iscrivetevi al prossimo video. Ciao. The difference between what it means to be good when you're trying to be epic. No, you don't gotta believe in me, nothing can stop me, I already said it. I'm taking everything they stole from us. You got your problems, I'm a whole nother. I'm giving people